dell'esposizione all'atteggiamento, come è giusto che sia in una norma di questo valore, delle criticità e delle posizioni che vengono poste. Però mi pare che abbia affrontato un tema determinante, che è quello della tendenza alla conservazione nel nostro paese. Tendiamo sempre a tenere quello che avevamo piuttosto che a cimentarci in ciò che ci viene proposto. Però a me pare che oggi sia anche l'occasione per, come dire, formulare alcune osservazioni che possano anche essere utili all'attività del governo e del Parlamento in questa fase di definizione dei regolamenti. Per questo motivo mi muoverei così, cioè, chiedendo ai nostri relatori di stare tra i 5-7 minuti, andrei per approfondimenti successivi, per cui chiederei all'avvocato Palestrieri, che mi perdonerà per non aver ricordato il nome dell'associazione che adesso gli dà libertà, e all'avvocato Ada Lucetti Chiesa, perché farei, prego, ti prego di accomodarti, farei questo, un punto di vista diciamo tecnico amministrativo e anche dal punto di vista delle aziende, il punto di vista tecnico amministrativo, per modo di dire, nel senso che diciamo, è sicuramente un punto di vista tecnico amministrativo ma profondamente politico, per poi passare alla fase della presenza delle aziende e forse più direttamente legata alla qualità. Insomma, mi muoverei per coppie in questa maniera, se siete d'accordo. Io, ho deciso io. Esatto, comincerei con l'avvocato Palestrieri. Io non vado via, siccome sono un accanito fumatore, mi metto sulla porta, non è che se no sembra un educato, ma io. Mi sa che qui sono rimasta l'unica a capire. No, io. Grazie. Ma una battuta, il diritto amministrativo nasce quando a un certo punto, come apologo, un certo mugnaio in Germania, la corte di Federico di Prussia, subisce un abuso e dice: maestà, ci sarebbe un giudice a Berlino, anche il sovrano che è soggetto del giudice. Ora, il problema fondamentale, credo, dal punto di vista degli operatori, è quale giudice, perché ci sono certamente dei fenomeni di criminalità, di arricchimento personale, quindi per carità ci sia la tutela penale e ci sia tutto quello che ci deve essere. Ma io credo che da un lato bisogna stare attenti a non confondere il reato penale con quello che è una illegittimità amministrativa e quello che è un vizio amministrativo. Ma a quel vizio amministrativo bisogna anche dare un'adeguata tutela. Allora io credo che le cose che altri colleghi interverranno su tutti gli aspetti sostanziali, a cui vi ha accennato il senatore Scolito, il nome di lungo, però fanno altri assolutamente apprezzati. Ma quello che proprio secondo me è il vero punto, e in cui noi degli spunti, punti che però mi permetto di dire dovrebbero essere ulteriormente migliorati, magari anche in sede di criteri correttivi, è quello di dare una risposta ai problemi. Allora cominciamo col dire: il progetto è fatto male, un'impresa si trova di fronte a questa obiezione, cosa fare? Posso non partecipare alla gara? Se tutte le quelle sono per bene non ci partecipa nessuno. E la gara va deserta, si rifà qualcuno vince. Ma se trovo il vizio, cosa devo fare? Da chi posso andare a far notare quel vizio? Perché se c'è quello che è colluso con un'amministrazione appaltante, ladra o quantomeno distratta, e invece partecipa, io come sono tutelato? Dopo non chiaro come fare si deve dire agli altri. Ma in questo momento di anticipazione della tutela, io porto alcuni aspetti molto interessanti, li ho porti soprattutto nel ruolo che viene dato all'ANCA. Ora si discute di questo che assomiglia molto, ormai siamo in un sistema globalizzato, assomiglia alle agenzie americane, e queste funzioni che sono un po' legislative, un po' giudiziali, un po' amministrative, con buona pace in Montesquieu, ma è il mercato che lo richiede ed è lo stesso mercato a richiedere un intervento di serietà e di automoralizzazione, quindi ben venga, c'è qualche perplessità di qualche fine giurista che vede certamente in crisi il sistema tradizionale delle fonti, però è chiaro che la rapidità, si parla di soft loan, forse ancora più di fastolo, un sistema che regoli velocemente dove c'è la strozzatura del sistema. Ma c'è proprio un problema secondo me, e sotto questo profilo ho colto molto con grande interesse un articolo che è proprio quello relativo al 211 del codice, il parere di precontenzioso dell'ANCA. C'era già anche nel precedente sistema,
ma non si capiva bene questo parere che cosa fosse. Ecco, ora si dice che addirittura questo parere può essere vincolante per la soluzione della questione, lo si lascia però la volontà delle parti. Ecco, io non si può fare diversamente. Però voglio dire, esiste, però esiste, è giustiziabile quello anche il giudice amministrativo. Allora io mi domando, perché non favorire per esempio la nascita di ricorsi, cioè, diventa una sorta di ricorso gerarchico di prova? Io ho bisogno di qualcuno che al di là del vizio classico di diritto, che poi i giudici amministrativi sono in grado di cogliere, che colga quel vizio che è eccesso di potere, ma che comunque richiede una capacità istruttoria, ed è lì dove spesso si nasconde il vizio. Io ricordo come avvocato alcune grandi campagne di moralizzazione, la prima fu quella sui requisiti di fatturato. L'appalto vale 100, avete un fatturato, i giudici amministrativi corsero in pieno, sospensiva, missione con riserva, grande intervento di moralizzazione. Poi come è cominciato il vizio, perché sviluppo per il primo anno del vizio, e si è cominciato a introdurre proprio nel meccanismo, nel contenuto del contratto, e lì il giudice amministrativo non coglie. Perché se uno legge le sentenze dei nostri casi del Consiglio di Stato e arriva da Marte, sembra un'amministrazione perfetta. No? Cioè non è sindacabile se non capire aberrazioni logiche, non ci sono mai le aberrazioni logiche in un progetto fatto male, allora io, chi può cogliere questa macroscopicità del vizio? Probabilmente un'autorità amministrativa e lasciare poi, ecco, allora io credo che forse l'articolo 211 possa essere forse con una dose di coraggio trasformato in quello strumento, lasciando poi giustamente il 211 prevede la sua impugnazione, e quindi credo che questo consenta sicuramente la tutela costituzionale, perché contro quell'atto c'è un filtro e poi c'è il controllo di legittimità del giudice amministrativo. E così per quanto riguarda anche l'intervento della raccomandazione vincolante, il secondo comma dell'articolo 211, c'era già prima, ma quando l'ANAC interveniva e diceva questa cosa non va bene, che cos'era? Ecco, qui c'era un vuoto che viene colmato. Ora dice che c'è un chiaro obbligo della stazione appaltante di uniformarsi e di recepirlo. Lo si fa introducendo un meccanismo sanzionatorio anche a carico del dirigente, anche piuttosto pesanti in termini economici, e si prevede poi naturalmente ci possa essere una tutela giurisdizionale, cosa che prima non si capiva se fosse o meno, e quindi andare anche al giudice amministrativo. Allora, in buona sostanza io dico questo, è importante ed è essenziale, posso fermarsi su questo, perché le regole sostanziali sono importantissime, ce ne sono di alcune sulle varianti, sul lavoro delle commissioni giudicative, benissimo, e un grande applauso, a un lavoro anche di grande anche facilità di comprensione, c'è qualche piccolo errore tecnico che dopo potrà essere sicuramente colmato in sede di decreti correttivi, ma è un lavoro anche di codificazione, di compilazione fatto bene quanto da un punto di vista di traffico normativo. Ma grande attenzione a questa apertura sulla giustiziabilità delle norme, e credo che un po' più di coraggio su questo per squarciare il velo del fatto, perché poi altrimenti rischiamo, e se si interviene molto spesso, secondo me sull'eccesso di potere, in sede amministrativa, si evita poi che qualcuno di fronte a un senso di sfiducia, di amarezza perché non vede tutelate le proprie ragioni, invochi interventi supplettivi che credo alla fine siano assolutamente sproporzionati rispetto a vizi di natura amministrativa che si trovano in sede amministrativa. La loro tutela possono sicuramente, credo, dare quelle buone pratiche e favorire quella moralità, quel senso della legalità che, ripeto, a volte si trova più facilmente con le buone pratiche, con le tutele in sede amministrativa, senza dover necessariamente sempre applaudire al ricorso alle manette, che lascerei i casi grandi di arricchimento personale, che quelli ci sono, che sono un'altra cosa e nessuna norma potrà mai evitare che nascano in miliardi, come accennava prima anche il senatore Poli. Grazie. Vorrei dare adesso la parola a Donicello Cesaris. Grazie. Intanto grazie, soprattutto grazie a Palestina, perché io ho ancora questo peso di questo mio ruolo, non sono più, cioè sono un avvocato ormai, ma sono ancora piena di impostazione dell'amministrazione. Allora, intanto io penso che bisogna cambiare atteggiamento, lo penso da un po' di tempo nella vita, e quindi una riforma va sempre accolta positiva. Una riforma che poi si dà degli obiettivi, che è quella della maggiore efficienza amministrativa, dell'accelerazione, della semplificazione, e nella quale, nonostante i nostri
colleghi, borbottano, eccetera, se poi uno appunto ha voglia di passare un weekend e di leggersi sicuramente, diciamo così, un convegno di norme molto molto complesse, si accorge che c'è un grande sforzo in norme. Quindi, primo punto, prendiamocela e portiamocela. Poi, lo dico sempre, lo dico anche quando lo dico a me stessa, anche in qualità di madre, no? Cioè tu fai nascere un bambino e poi nella vita cerchi di dargli delle regole, cerchi, no, anche di introdurre alcune modifiche di fronte ad alcuni andamenti non completamente condivisibili, no? Per cercare di dargli la retta via. Ecco, anche a questo nuovo piccolo bambino, anzi grande e complesso bambino, secondo me dobbiamo guardarlo con attenzione, dobbiamo capire come andare a modificare, se modificare anche a fronte di alcuni approfondimenti, ma anche appunto della vita dei fatti. Devo dire che sì, c'è la norma transitoria che dà qualche preoccupazione perché non è chiarissima, e su questo sono d'accordo con alcuni commentatori sul fatto che la prima cosa da fare è andare a eliminare tutte quelle norme che possono diventare contrapposizione e fatelo dire da una zecca garbugli come me, che poi no, ci permettono tutte le impugnazioni possibili immaginabili, così come immagino che avvenga presto un'uniformità con tutta una serie di altre norme della contabilità, eccetera, così come sono assolutamente d'accordo sul fatto che, ma insomma, non ci scandalizziamo il fatto che l'ANAC diventa fonte, no, e quindi il riferimento regolatore, distinguiamo le funzioni, facciamo una riflessione sull'organizzazione dell'ANAC, perché se il cantone ha una bella testa e tutti i giorni ringraziamo Dio che ci stiamo, poi nell'organizzazione dell'ANAC, ma anche nelle competenze, anche nel confronto con i soggetti che poi devono gestire l'amministrazione, uno sforzo ulteriore lo possiamo fare, perché poi le cose facciamo in fretta e ci portiamo dietro alcune lentezze che andrebbero migliorate. I decreti correttivi, su questo secondo me dobbiamo lavorare con grande attenzione, perché i decreti correttivi possono essere uno strumento moderno e trasparente che connettiamo al monitoraggio e che ci permettono in qualche modo di aggiornare, non di stravolgere, perché la legge delega, perché non c'è solo la legge delega, c'è anche il normativo europeo, di aggiornare però anche sui fatti. Ora, un altro elemento io inserirei, e non so, forse appunto nella fase del monitoraggio, che è quello del qual è il problema delle amministrazioni. Io sono assolutamente d'accordo con l'esposto, noi in mezzo è una cifra inutile, cioè non ci serve il massimo ribasso, ve lo dico da amministratore e soprattutto da quella, io sono stata l'amministratore come dire, che infastidiva i lavori pubblici, perché tramite l'urbanistica continuava a dire c'è un modo per fare meglio in fretta, io sono convinta che non è un modo non trasparente, poi forse qualche PM mi piacerebbe anche a me, ma questo lo vediamo da nessun altro tavolo. Però insomma c'è un modo per lavorare meglio e più fretta, ma qual è la variabile vera? La variabile vera è la variabile tempo, cioè qual è il grande dramma della realizzazione delle opere pubbliche, ma non solo in questo paese? I tempi. E questo aspetto forse noi lo dobbiamo approfondire. Quindi noi non solo dobbiamo chiedere un'impresa qualificata, delle persone che si assumono la responsabilità, ma dovremo focalizzarci sul tempo. E io voglio aprire un'altra parentesi, naturalmente questa non è la sede, noi dobbiamo ritornare a riflettere sul primo elemento. Quello del primo lì è insensato, obsoleto e solo un modo per dare il pasto alla cittadinanza chiacchiere. Quindi voi sapete che io penso che la politica sia fatta di verità. 10 progetti, 15 progetti l'anno, cosa possiamo fare? Quelli li facciamo, se ci fermiamo si deve dire perché, con l'assunzione di responsabilità. Scusami se non sono tecnicissima, anche tu Balestieri, ma siccome poi questa roba qui serve a fare le cose, che siamo anche inevitabilmente in un consenso politico, su questo per favore mettiamoci la testa. E quindi voglio richiamare con forza una norma che invece mi fa molto, che è quella delle opere di urbanizzazione. Scusatemi, io ve lo dico da assessore all'urbanistica, che l'80% delle cose che abbiamo fatto a Milano abbiamo fatto con opere di urbanizzazione. Spero che ci sia ancora il mio amico Granata, con grande fatica,
fatica, con grande sforzo, con assunzione di coraggio e di responsabilità, non solo mie, ma anche dei funzionari. Loro e l'organizzazione sono una scommessa, sono un rapporto tra pubblico e privato molto, molto importante. Ci cambiano la città. Non è vero che le opere di urbanizzazione non possono essere controllate se non assoggettate alla disciplina degli appalti pubblici. Su questo, quella soglia lì va rivista con sistemi di controllo, con sistemi di garanzia, come volete, facciamo gli inviti. Tenete presente che, tra l'altro, a Milano, io voglio dire lì, abbiamo introdotto la piattaforma di Concordemi, che permette sia per la progettazione che per l'assegnazione un modo trasparente che ha dato dei grandi risultati. Quindi li abbiamo gli strumenti e allora utilizziamoli. Sono assolutamente d'accordo su questa idea delle commissioni terze, così come la riduzione della stazione appaltante. Io sarei addirittura portata a una natura giuridica distinta, adesso forse è troppo, alle stazioni appaltanti, cioè le vorrei togliere dalla pancia dell'amministrazione. Cioè, secondo me la stazione appaltante non appartiene né al comune di Milano né al comune di Bresso, ma è la stazione appaltante di una certa realtà territoriale con anche una personalità amministrativa, se non vogliamo dire giuridica, perché questo ci garantisce terzietà vera, ci garantisce professionalità. Fatemi dire una cosa sulla remunerazione delle commissioni terze. Io su questo, e so di essere minoranza, lo ero quando penso che chi fa servizio per il pubblico debba partire da un principio che non si guadagna, perché la grande occasione che tu hai è di fare un servizio per il pubblico. Quindi le tariffe possono, e lo penso per il direttore generale, lo penso per i nostri dirigenti, lo penso per il sindaco, lo penso per gli assessori, quindi insomma, ho fatto anche degli atti conseguenti su questo. Naturalmente bisogna sopravvivere, perché se no la politica la fanno soltanto i tutti, ma discutiamo su che cosa significa sopravvivere in un momento in cui le risorse sono scarse. Se tu decidi di fare delle cose di interesse pubblico, lo puoi fare anche a cifre contenute. Vorrei chiudere su due cose. Uno è il baratto amministrativo. A me non piace la parola baratto amministrativo. Milano è stata la prima a dare attuazione all'articolo 24 dello Sblocca Italia, con una delibera che ho contribuito a fare e ci credo moltissimo. Ecco, però sia chiaro, il 190 e il 24 prima funzionano se non me lo mettete nel meccanismo delle gare pubbliche, perché se no anche questo lo buttiamo via. Se hai voglia ti fai portare da Franco Mirabelli, via Mosini. Noi abbiamo fatto con lo Sblocca Italia, con la delibera che io mi sono inventata, con tutti gli uffici giustamente molto preoccupati, perché il 24 non era chiarissimo. Avevamo un'area abbandonata, avevamo un privato che ci dava dei soldi, avevamo delle associazioni che hanno fatto una progettazione insieme al territorio, lo abbiamo fatto con il coltello sui denti. Io mi sono tenuta lontana da qualsiasi cosa fosse i lavori pubblici, però è fatto con una trasparenza, tutto rendicontato. E allora 80.000 euro, stiamo parlando di cifre, però insomma, ci possiamo anche spostare a cifre più importanti, ma se noi una norma come questa, perché andate a leggere, che è qualcosa di più che il baratto amministrativo, cioè la possibilità per il privato di prendersi una piazza e di trasformarcela, ma non solo facendo la violetta, ma di trasformarcela, è una roba importante. Certo che c'è la connessione, perché può essere un modo per aggirare la gara pubblica, ma può anche invece essere un modo per introdurre e dentro due sistemi diversi. L'ultima cosa che voglio dire, nonostante faccia l'avvocato, per questo caso ho raccolto abbastanza con Balestieri, noi abbiamo, cioè, una contraddizione, no scusami, ti voglio dire sull'avvalimento, attenzione ragazzi, perché noi i veri rischi che abbiamo rispetto, qui veramente faccio l'avvocato, sul codice della parte sono la Corte di Giustizia, la Commissione Europea e la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale ci manderanno tutti, ormai si va sempre a Corte Costituzionale. Mi preoccupa di più la Corte di Giustizia. Il discorso legato all'avvalimento mi convince fino a un certo punto, perché la norma europea è molto ampia. Allora forse diamoci, come dire, delle regole di autocontrollo, di responsabilità, mentre sul subappalto, sulla scommessa d'accordo, sull'avvalimento siamo a rischio con troppe valenti rispetto alla Corte di Giustizia, ma non importa, poi mi difendo. Detto questo, anche che... Ecco, l'altra cosa che dico è attenzione. Allora, noi abbiamo un contributo, per accedere al giudice amministrativo, che è veramente, ragazzi, cioè noi in realtà permettiamo soltanto alle grandi imprese di difendersi. E sui grandi, cioè, siamo a delle somme, siamo intorno ai 6.000 e 9.000 euro, cioè immaginatevi la piccola impresa anche su un appalto importante per il mondo. Questa cosa, su questa cosa qua noi ci dobbiamo mettere la testa, perché
perché allora noi possiamo veramente introdurre un sistema, ritornando forse a un vecchio sistema, in cui riduciamo non l'accessibilità al giudice perché non si può, eccetera, però mettiamo una serie di possibilità prima che poi in qualche modo aiutano anche a dipanare la tassa di conflittualità, però poi non possiamo permettere che al giudice accendano soltanto quelli che, anche perché questo poi, dal punto di vista dell'esito, no? Anche in considerazione delle norme, il massimo ribasso, eccetera, quando io ho in gara anche un soggetto che ci ha messo la sua professionalità, che ci sta scommettendo e che forse economicamente è meno forte, ma che ha tutte le caratteristiche per starci, se io poi me lo faccio mangiare in sede giurisdizionale, ecco, questo in qualche modo la par condicio la via. Allora, io dico che andiamo avanti per questa strada. Un'ultima cosa, diceva giustamente Esposito, c'è una grande resistenza da parte della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione resiste a tutti. Io penso che siamo in un momento straordinario, la riforma Madia che io sto studiando su alcuni decreti mi convince molto. Ecco, allora noi non possiamo fare questa straordinaria riforma, che ripeto ha bisogno di alcuni correttivi, ma è sicuramente un grande cambiamento, senza investire in formazione e senza fare una riflessione anche sull'organizzazione della macchina amministrativa. Allora, se noi abbiamo le stazioni appaltanti autonome, eccetera, e se la progettazione va data all'esterno perché è giusto così, a questo deve conseguire, deve conseguire un ripensamento anche della funzione lavori pubblici e opere pubbliche nell'ambito di tutta l'amministrazione. Io da sempre penso che è una cosa un po' più trasversale, quindi fa parte della progettualità, però riflettiamoci, ma senza formazione, cioè senza l'idea di condurla la macchina pubblica verso il cambiamento, li avremo sempre a bocca, sono terrorizzati. L'altra cosa che dobbiamo, su questo chiudo, non pensiamo che il meccanismo utile è spaventare il dirigente, va responsabilizzato, va chiamato, cioè va responsabilizzato, va scelto sulla base delle professionalità, va formato, va aiutato, naturalmente deve avere il suo bel pezzo di responsabilità, però allo stesso tempo, cioè, gli va data anche la possibilità di operare, perché se dall'altra parte c'è soltanto San Vittore è molto molto complicato, così come, e io insisto e la butto lì, non pensate ad andare avanti ancora tanto lasciando questo vecchio rapporto bassaniniano fra chi amministra e chi poi decide, perché questa cosa è evidentemente andata in crisi, per cui o va in galera l'amministratore o va in galera il dirigente. Non funziona così, cioè dobbiamo raggiungere gli obiettivi. Grazie.